Amici retro gamers che mi seguite, oggi andremo a giocare a un videogioco che la scorsa settimana ha compiuto ben 29 anni. Per l'occasione mi sono messo anche il cravattino a tema 8-bit. Il gioco in questione è il mitico, intramontabile Super Mario Bros. Cominciamo la nostra avventura con questo mitico videogioco famoso per la sua quantità di funghi, manco fossimo in un coffee shop ad Amsterdam. Ed ecco qua il primo fungo preso, quello che aumenta le dimensioni del nostro idraulico di fiducia e permette, diciamo, di avere una doppia chance di essere colpito. La prima ridurrà le nostre dimensioni ancora come essere un nano e la seconda ci ucciderà. Questo è il fungo o il fiore sputafuoco, quindi come vedete ci permetterà di sparare delle palle di fuoco contro i nostri nemici, perché determinati nemici possono essere abbattuti saltandogli in groppa e altri invece sparandogli queste cose. Poi c'è la possibilità di prendere la stellina, che praticamente ci dà l'invulnerabilità, e poi il fungo. Che adesso saltiamo e prendiamo il bonus di 5.000 e terminiamo il livello. Questo è stato il primo livello del primo mondo. Ci sono 8 mondi per 4 livelli ognuno, per un totale di... bravi, 32, 8 per 4, ancora oggi fa 32. Questo è il secondo livello del primo mondo. Entriamo, diciamo, in una sorta di sotterraneo, in una sorta di dungeon. Questo è il livello nel quale c'è la possibilità di sbloccare uno dei tanti glitch. In questo caso è possibile accedere al mondo meno 1, che sarebbe un mondo subacqueo, soltanto che ci ho provato 987 miliardi di volte e non ci sono riuscito, quindi vaffanculo. E saltando, vedete, no? Dove sto andando adesso? Saltando sopra questo cornicione di mattoni e prendendo questi montacarichi, è possibile skippare tutti gli altri mondi fino al quarto. Noi non abbiamo tempo da perdere, andremo direttamente al quarto mondo. Queste bestie che vedete praticamente occupano il regno dei funghi, che fino a poco tempo fa viveva nello splendore più totale. Piccola parentesi, queste schifezze che sta lanciando questo stronzo sono i mostriciattoli che, diciamo, sono vulnerabili solo a queste pallette di fuoco. Se gli esalti sopra non vai più di tanto bene. Perché? Perché c'hanno sul carapace degli spuntoni. Affanculo, mori, mori. A posto. Questo non si ammazza. Stessa cosa vale per... oddio mio, eccola là, vaffanculo, stronzo. Ecco qua il funghetto. Quindi recuperiamo un po' di energia. L'abbiamo persa subito, benissimo. Attenzione, sono sparito. Ah no, ok. Vediamo un po' se riesco a prendere il bonus dei 5.000, no, dei 2.000. Dicevo, questo regno, il regno dei funghi, è stato invaso da dei mostriciattoli capeggiati da Bowser, son cazzo come si dice, che è il boss di ogni fine mondo. Quindi ogni qualvolta si raggiunge il quarto livello di ogni mondo bisogna battere il boss. E niente, hanno chiesto i servigi del nostro idraulico di fiducia, del nostro idraulico italiano di fiducia. Perché? Perché hanno visto che in Italia, tra recessione e quant'altro, stiamo veramente male, gli idraulici non lavorano più e siamo costretti quindi a... ma c'era qua, vaffanculo. Vabbè, mi ricordavo che c'era il fungo. Attenzione, attenzione, che cosa c'è qua? Dai che prendo un altro... no. Attenzione, che secondo me qua c'è qualcosa. No. Un funghetto non si rimedia, raga. Che cos'è? Che è una pianta, dove ci porta? Attenzione, zona bonus. Zona bonus per noi, questa non me la ricordavo. Vabbè, monetine, che ce dai? Ce dai qualche cosa? Finisce così. No. Attenzione, warp zone fino al livello 6. Non lo sapevo. È pieno di sti cosi, non... sinceramente non era a conoscenza. Nel frattempo si è fatto anche buio ed accederemo alla warp zone, accederemo al mondo 6. Insomma, riprende il discorso dalla storia, perché altrimenti non mi state sul pezzo.
E niente, dobbiamo salvare la principessa Peach. Mamma mia, che liscio, porca puttana ladra! Dicevo, dobbiamo salvare la principessa Peach. E se possibile, una montatina gliela chiediamo. Che ti pare che una montatina non gliela chiediamo, scusate, La salviamo, battiamo il boss, portiamo a casa il risultato, cazzo. Guarda, guarda come mi ammazzano, E salviamo tutti quanti. Intanto abbiamo completato l'ennesimo livello. Questo è l'ennesimo gioco che vado a giocare. Platform, scorrimento orizzontale, platform 2D, bidimensionale, può andare avanti e indietro, puoi saltare e GG così, insomma, no? Come dicono i pro. Attenzione, saltato in groppa così a sfregio. No, qua non c'è salto. No, porca puttana, me ne ero accorto. Andiamo avanti. Qua devo rimediare assolutamente un funghetto, che liscio. La prima piantina la saltiamo, anche alla seconda, saliamo. Allora, vi dicevo, ennesimo platform a scorrimento orizzontale che vado a giocare. Mamma mia, che liscio! Perché? Perché all'epoca gli prendeva bene con questa tipologia di... Vaffanculo, che è super fail, vabbè. Gli prendeva bene con questa tipologia di videogiochi, quindi... Erano tutti così, quasi. Meno male, quasi, tutti così. Terzo livello, mamma mia che liscio. Montacarichi, salti. Passa avanti, ok. E dai così. Oh. Mamma mia, queste cose mi mettono un'ansia che a metà basta. Qua alla fine c'è il boss, ragazzi, dobbiamo... No, che testa! Allora, saltiamo. Piano piano, perché qua le cose vanno fatte piano, che liscio. Allora, qua saltiamo, risaltiamo. Aspettiamo che la palla di lava scende. Ok, dribbiamo il primo e il secondo. Tanto c'è uno qua che sputa il fuoco. Manco avesse mangiato indiano o messicano insieme. Ecco qua il boss, il fetentone che lancia dei martelli o non so cosa. Intanto il tempo ci sta ricordando che siamo... Riproviamo. De corsa, saltiamo! Portata a casa. Battuto il primo boss. Sono arrivato al sesto mondo senza mai incontrare un boss, tra l'altro. Ma va bene così. E skippiamo. Qua la parola d'ordine è skippare. Penultimo mondo. Qua skippare. Mamma mia, che gioco di classe! Ma sono veramente uno schiva proiettili. Uno schiva pallottole. Italianizzato. Qua faccio... Porca puttana, che stronzo! Che volete voi con questi martelli? Tacci vostra? Ah, io devo seguire questi proiettili, santo Dio. Devo vedere dove vanno. Lasciatemi passare, lasciatemi sta! Salta idraulico, salta! Abbiamo finito. Il gioco è così famoso che ha dovuto per forza portare Nintendo a creare degli episodi che derivassero fondamentalmente da questo brand, dal brand Mario. Il mio preferito, ve lo dico subito, è Super Mario 64. Pochi cazzi, tanta roba, gioco scrocchiarello, veramente fatto bene. Intanto cerchiamo di superare questi calamari giganti. Oh, scendi! Affanculo, ho fatto prendere in corpo. Il gioco ha venduto 40 milioni di copie. Se pensate che fondamentalmente all'epoca non c'era internet, non c'erano tanti negozi, queste catene che ci sono oggi, quindi diciamo che è un primato per Nintendo abbastanza importante. Oh, qua ci stanno i pesci che volano. E quando ci stanno pesci che volano, stronzi, atterrano, cazzo. Allora, cerchiamo di dribblare tutto il dribblabile. Attenzione, di classe, altra classe. Sfruttiamo... Madonna, ma quanto sono pro? Ma quanto sono pro? Ecco, vaffanculo. Ma dicevamo, cerchiamo di dribblare qualsiasi cosa. Cerchiamo di evitare questi pesci malefici. E soprattutto queste tartarughe volanti. Vaffanculo, solo 2000. Questo livello è tipo il giorno della marmotta. O seguite quello che vi dico, altrimenti andate avanti al loop.
parte centrale, saltate dalla parte centrale alla parte di sopra, riatterrate sulla parte centrale e poi salite al primo piano, alla parte di sopra. Ecco fatto, non fate questo però altrimenti non è abbastanza inutile. Vi dico, voi guardate le immagini. Ah, si parte da sotto, in mezzo, sopra. In mezzo, sopra, sotto. E in teoria vi sblocca la parte del boss che vi lancia intanto le saette di fuoco. Vado a ammazzarlo! Sì, cazzo, sì! Sì, nel frattempo non si è visto perché ho tagliato tutto, ma ho sprecato una cosa tipo 987.000 gettoni. E cominciamo l'ultimo mondo, ragazzuoli. Chi è che si ricorda il film di Super Mario con Bob Hoskins? Vi ricordate che bella merda che era? Pace all'anima di Bob Hoskins, che è un grandissimo attore, però quel film faceva veramente cagare. Tanto per sfruttare il copyright, no? tanto per sfruttare il brand, si inventavano tu. Madonna, attenzione, stavo cadendo come un coglione. Date via, tartarughe maledette. Andate via, funghetti, stessa cosa, piantine, stessa cosa. Attenzione che forse... No, non vado da nessuna parte. Vaffanculo! Salta che ti risalta. Mamma mia. Via le tartarughe, via le piantine. E vado a concludere, attenzione, vado a concludere così. Un super fail impressionante. Allora, no, quel fungo lo voglio, cioè voglio assolutamente quel fungo. Tanto questi si suicidano come se non ci fosse un... Bravi, domani vaffanculo, si è suicidato anche il fungo. E io, mamma mia, che liscio, che m'hanno fatto. Niente, vado avanti a dimensione ridotta, sono ridotto a icona praticamente. No, porca troia! Qua ci stanno le tartarughe maledette che te lanciano i martelli. Eccoli, porco due, maledetto! Allora, vediamo un po' se riesco a skippare qua. Ah, vaffanculo, forse... Non cadete di sotto! Grande, ho beccato anche il bonus dei 5.000. Santo il clero. Questo livello è strutturato nello stesso modo del quarto livello del settimo mondo. Ce l'ho fatta a parlare italiano. Dove praticamente o si segue un percorso specifico o andate avanti al loop senza raggiungere il boss. Un po' come il giorno della marmotta, si ricomincia sempre da capo. Cominciamo. Allora, intanto cerchiamo di evitare la lava iniziale, altrimenti da newbie totali ci fermiamo subito. Allora, qua si deve... Porco. Allora, bisogna atterrare su quella piattaforma. Io sono contrario alle piattaforme. Sono contro piattaforme. Le dobbiamo abolire. Nel 2014 basta le piattaforme che si muovono orizzontalmente, cazzo. Ah, meno male. Allora, salto. No! Ah, ce l'ho fatta, santo cielo. Allora, bisogna entrare qui. Bisogna attivare questo blocco nascosto dopo aver skippato, dopo aver ucciso le tartarughe, ed entrare dentro questo tubo. Usciamo da qua. Andiamo avanti, dai con sti pesci uccello. Ok, imbocchiamo subito qua. Bene, ci mancava un po' il livello dell'acqua, pure con le fiamme. Una cosa abbastanza incoerente. Impossibile che liscio, ragazzi. Me la sono giocata da Dio e vado... No, cazzo, no, no. Speriamo di questo giro di skippare tutto, attenzione. Dai. Ok, usciamo da qua. Skippiamo sta tartaruga malefica. Saltiamo, no. Saltiamo qua. Evitiamo il primo. Porca puttana. Questo salta come uno stronzo. Dai! Portiamo a casa il risultato, ragazzi. Troviamo la principessa, che tra l'altro è tre volte più alta di noi, quasi. Sembra che c'è una nasca e una mascella sproporzionata, tra l'altro, principessa. Vabbè, non ce ne frega niente perché noi ce la sgobberemo uguale. Con la scusa dell'idraulico, no, controllami sto tubo, ste cose, c'è una perdita, ste cose, no? Questo, amici Retro Gamers, era il mitico Super Mario Bros. Datato 1985. No, andiamo a mettere pure il nome, attenzione. W A
S. Primo in classifica. Al prossimo appuntamento con i videogiochi del passato. Dito voi? Esatto. Bella.